Ehi là amici di YouTube, bentornati in un nuovo episodio del Breaking Booty Flash, la rubrica settimanale che tratta di speedrun, di tutto ciò che è rapido, di tutto ciò che è bello nel mondo del videoludico, ma anche un po' folle, perché a noi la pazzia piace. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi mandano cose, mi mandano notizie, cose particolari riguardo a tutto il mondo speedrun. La prima notizia di oggi mi è stata mandata appunto da Riccardo, mi ha consigliato questa cosa e io l'ho vista e ci tengo a condividerla con voi. Su Netflix è uscito un corto di 40 minuti circa, che parla degli speedcubers. Gli speedcubers sono coloro che completano il cubo di Rubik in meno tempo possibile. Chiaramente non sono le speedrun dei videogiochi, ma è qualcosa che ci si avvicina molto. Quindi è un documentario molto interessante che tratta di competizioni, di amicizia, perché poi si capisce anche dal documentario come i concorrenti poi diventino anche amici e insomma si creino legami importanti. In particolare poi in questo documentario si parla anche del tema dell'autismo, perché uno dei, diciamo, giocatori più forti tra gli speedcubers è appunto autistico. Quindi è qualcosa di interessante, vi invito a vederlo su Netflix, dura 40 minuti, quindi ve lo fate tranquillamente e vi apre un po' effettivamente un mondo. È carino, sicuramente carino, quindi ringrazio Riccardo che mi ha dato questo assist. Ecco, questo TG è fatto anche da voi, ho bisogno di voi che mi mandiate cose assolutamente. Prima speedrun della giornata, attenzione perché ce ne abbiamo tante. Prima speedrun della giornata è qualcosa di particolare, perché è una speedrun di Super Smash Bros. 64, rompi tutti i bersagli, è una modalità particolare in cui tu devi rompere i bersagli, non devi sconfiggere l'avversario, devi semplicemente rompere i bersagli nel minore tempo possibile. Lo fa il nostro speedrunner con tutti i personaggi, sono 12, nel minore tempo possibile, sarebbe troppo facile, cieco, benda sugli occhi e via, 6 minuti e 20 il world record, quindi tanta roba, l'ho anche migliorato di molto. È molto interessante anche come ora magari vi faccio sentire come quando finisce lui, essendo cieco, ha bisogno di qualcuno che gli dica quanto sta sul suo PB, sul world record, e quindi c'è la voce meccanica che lui clicca il tempo e gli dice: ehi, sei 10 secondi avanti. È molto figo, molto molto figo, è molto interessante come riesca a muoversi precisamente senza vedere nulla. Molto 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 bello, merita assolutamente. You are 10.3 Seconda notizia, torniamo a parlare di Mario Kart 64. Sapete che Mario Kart è molto speedrunnato. C'è una pista di Mario Kart 64 che è la più speedrunnata ed è lo Wario Stadium. Perché lo Wario Stadium? Perché è la pista più rotta. È la pista più rotta, quella che viene conclusa nel minore tempo possibile, perché ora ve la faccio vedere tutto. Io non vi dico niente. Guardatevi tutta la speedrun, tutta, eh? Vai! Ebbene sì, il nostro eroe completa Wario Stadium in 12 secondi e 19. Come vedete è la pista più rotta di Mario Kart, semplicemente andando sulla rampa, saltando, tornando indietro e si completa il giro. Facile, niente di più facile. È uno dei circuiti più speedrunnati, averlo finito in 12-19 è un risultatone, assolutamente un risultatone. Quindi big up, ottimo risultato, sarà molto difficile da battere. Anche perché io di modi per migliorarla ne vedo molto pochi, molto molto pochi. Nuovo record mondiale, non è una speedrun ufficiale questa, perché chiaramente si tratta di qualcosa contro altri avversari, ma è particolare, quindi ci tengo a parlarvene.
è stato fatto il record del mondo di una sfida della Overwatch League nel minore tempo possibile. La cosa particolare è che questo VOD è stato mandato sul Reddit ufficiale delle Speedrun e quindi è molto carino che abbiano accomunato il mondo e-sportivo col mondo Speedrun. Ebbene, i San Francisco Shock hanno battuto i Vancouver Titans in 19 minuti e 23 secondi, li hanno asfaltati. Cioè, andatevi a rivedere tutto il VOD completo, perché chiaramente non posso farvelo vedere nel video. E anche per chi non capisce di Overwatch, è abbastanza incredibile come abbiano proprio distrutti, li hanno distrutti. I commentatori stessi sono rimasti senza parole nel modo in cui hanno dominato completamente le due partite. Quindi assolutamente complimenti San Francisco Shock. 19 minuti e 23 secondi sarà difficile da battere, molto molto difficile da battere. Guardate anche la reazione dei giocatori, sembrano oh, è mai già finita, ops, abbiamo già vinto. Bello, 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 bello. Parlavamo un po' di sana follia per quanto riguarda il mondo speedrun. Ebbene, lo scorso weekend il ormai famoso Cosmic, uno dei più famosi speedrunner di Super Mario, colui che detiene o ha detenuto comunque il record di Super Mario Bros. 1 per tanto tempo, quindi un'icona nel mondo delle speedrun di Super Mario, ha deciso di fare una sfida lo scorso weekend. Una sfida molto particolare. Ha deciso che durante tutto il weekend, in realtà due giorni di gioco, sabato e domenica, ha deciso di completare questi giochi. Siete pronti? Due giorni. Ha deciso di completare Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 Warplus, Super Mario Bros 64 e 70 stelle, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Super Mario Galaxy. Questo è il primo giorno. Secondo giorno, Super Mario Land, Super Mario Land 2, Super Mario Sunshine, Super Mario New Super Mario Bros, Super Mario Land 3D, New Super Mario Bros 2, Super Mario Galaxy 2, New Super Mario Bros Wii, Super Mario 3D World, New Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario Odyssey. Solo questi, tutti completati. L'obiettivo per Cosmic è di completarli in 16 ore e 40, sommando chiaramente tutte le speedrun. È una cosa molto figa, molto bella da vedere. Una cosa è allenarsi su un singolo gioco. Allenarsi su così tanti giochi non è per niente facile. È vero che sono tutti Super Mario, ma gli skip, i salti, le situazioni sono molto diverse l'uno dall'altro. Quindi ci tengo ad andare a vedere, andate a vedere, vi lascio il VOD in descrizione dell'evento di Cosmic. È qualcosa di bello, qualcosa di bellissimo, lungo, è vero, ma assolutamente sono sfide che ci piacciono, assolutamente ci piacciono. Sarei riuscito in 16 ore e 40 minuti? Chi lo sa? Io sto registrando prima, quindi non lo so neanche io. Ultima notizia. In realtà, cari miei, è un aggiornamento. È un piccolo aggiornamento, perché sapete che un paio di settimane fa vi ho parlato di un pesce. Vi ho parlato di un pesce che gioca a Pokémon. Come funziona? C'è un pesce in una vasca. Ogni luogo della vasca ha dei comandi, no? A seconda di dove si muove il pesce, muove il Ash, diciamo, dentro i Pokémon. Questo cosa permette? Che il pesce si muove a caso, Ash fa cose a caso. Bene, nelle prime ore, nei primi giorni, il pesce è riuscito a fare due medaglie. Ed è stato abbastanza incredibile che sia riuscito a fare due medaglie. Ma ci è riuscito, quindi si è creato un po' di hype attorno a questo pesce. E sembra che stia andando avanti. Sempre le medaglie sono due, non è riuscito a prendere altre medaglie. Ma sta facendo qualcosa. Siamo arrivati alle 900 ore di pesce. Attenzione però, è successa una cosa. Il pesce stava morendo. E poiché... Oh raga, il pesce stava morendo. Il pesce stava morendo e quindi hanno deciso di swappare pesce. Ne hanno aggiunto un altro e ogni 12 ore si swappa pesce, si cambia pesce. Io voglio solo dirvi che ci sono circa 2000 persone fisse che guardano questo pesce muoversi e spiattellarsi contro i muri, cioè far spiattellare Ash contro i muri. È qualcosa di molto interessante. Io non credo che riuscirà mai a finire il gioco. Non ci credo nemmeno, credo sia impossibile. Credo assolutamente sia impossibile.
ma è qualcosa di interessante da vedere, passate sul canale, è sempre live su YouTube chiaramente. Ragazzi, ragazzi, per questo è tutto, con questo è tutto, io vi ho detto tutto, spero che queste nuove notizie riguardo al mondo speedrun, al mondo folle delle speedrun, vi sia piaciuto. Ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video del Breaking Booty Flash. Vi ricordo, venerdì il Breaking Booty Esports. Gli altri video, lunedì, mercoledì e sabato. 5 video a settimana. Tanta gioia. Ci vediamo alla prossima. Ciao.